Bella a tutti ragazzi, oggi siamo su Minecraft. Siamo a creare un mondo di questo Let's Play di Minecraft. Siamo carichi, siamo pronti per partire. Mi sa che si è buggato un po' il gioco, vabbè, non ci fa niente. Siamo su PlayStation 4 e possiamo iniziare questo nuovo mondo di Minecraft. Allora, in questo let's play vi mostrerò come craftare i materiali, come sopravvivere la prima notte, che è sempre quella più difficile, anche perché tu sei sprovvisto di materiali e devi sopravvivere ai mob. Allora, iniziamo subito. In che posto brutto che siamo spawnati. Mamma mia, che schifo. Questi però sono gli alberi normali. Quindi andiamo a prenderci il legno. Naturalmente a Minecraft la risorsa principale è il legno, perché dal legno puoi iniziare a costruirti i vari armamenti per poi sbloccarti le altre cose. Ad esempio, ora costruiamo con il legno un piccone in legno. Mamma mia, iniziamo le miniere. Vorrei andarci. Però, anzi sì, dai, che lo sapete che faccio. Vado a prendermi quel carbone che ho visto. Allora, ci siamo craftati. Ah, scusate, scusate. Ho sbagliato perché ho messo l'altra crafting, ecco qua. Ecco qui. Allora, dobbiamo craftare la crafting table, si crafta con queste. Ecco. Aspettate, come si craftava i bastoncini. Ah, sì, che epic fail. Scusatemi. Ecco qua. No, però io ne voglio craftare di meno. Già 4 vanno benissimo. Allora andiamo a posizionare questi bastoni per andare a craftarci il nostro piccone. No, la zappa però. Ecco qua. E ora abbiamo il nostro piccone in legno. Lo so che non si dovrebbe fare questa cosa la prima notte, ma la facciamo lo stesso, anche perché ho visto il carbone che servirà per craftarci le torce. Quindi andiamo a recuperarlo. E dopo direi di spostarci di bioma. Mamma mia, che lento questo piccone in legno. Siccome c'è un'altra survival, sono abituato al piccone in ferro, piccone in diamante, che scavano veramente molto veloci. Andiamo a recuperare un altro po' di carbone e poi possiamo uscire subito da questa grotta. Vedo anche del ferro, però lo andremo a recuperare in un secondo momento. Tu muori, dammi la tua carne, ecco qua. Direi che possiamo uscire e uccidere delle mucche, perché per superare, no, delle mucche, delle pecore, scusate, perché per superare la prima notte, metto che ci fai qua fuori. Stavo dicendo, per superare la prima notte abbiamo bisogno di un letto, così in modo tale da appena arriva la notte noi ci addormentiamo, così siamo subito pronti per un nuovo giorno. Poi ci costruiremo giustamente una casa e così via. Mamma mia, che schifi di bioma. Ah, ma lì abbiamo il deserto anche. Qui abbiamo gli alberi alti, però non mi ricordo come si chiamano. Scusatemi.
E qui abbiamo la foresta oscura. Siamo spawnati in un buon posto. Però a me mi servirebbero delle pecore. Non sto trovando le pecore. Dopo la nostra casa la vorrei costruire in un punto con molti alberi di quercia in mezzo alla natura. Mamma mia, già hai fame. Ecco, l'ho proprio chiamata. Finiamo di mangiare e poi andiamo a uccidere qualche altro maiale. Vabbè, dai, uccidiamo questa mucca, tanto è la stessa cosa. Sì, ma fatti prendere. Ecco qua. Come potete notare, la mucca ci dà anche la pelle, che serve per costruirci libri. Possiamo costruirci anche dell'armatura in pelle, anche se non è molto efficace l'armatura migliore, come penso sappiate, ma se non lo sapete ve lo dico io, è quella di diamante, che è l'armatura che vi protegge nel massimo dei modi. Mi abbiamo anche la palude, bel posto veramente, siamo spawnati. Però volevo una foresta di querce, non di questi qua. Non trovo pecore, ragazzi, mi pare che la prima notte ci andrà veramente male. Qui che è successo? Boh. Eccola! Vai, uccidiamola. Si è rotto il piccone. Allora, noi dobbiamo arrivare a 3 pezzi di lana per poterci craftare il letto. Ecco, siamo a 2. Dobbiamo trovare un'altra pecora. Adesso rompiamo questo blocco di terra e andiamo a cercare un'altra pecora. Speriamo che la troviamo in poco tempo. Infatti trovo solo maiali e alberi. Infatti, come non detto, ecco un'altra mucca. E muori, ecco qua. Tieni, questo è un omaggio. Se vuoi te lo puoi prendere. Fino ad ora non ci sono posti che tanto mi piacciono. Io volevo una bella foresta di querci. Questa è foresta oscura. Vediamo se la troviamo questa foresta abbastanza vicino. Così possiamo avere qui il deserto, lì gli alberi di acacia, la foresta oscura. Abbiamo un po' di tutto molto molto vicino. Ora andiamo a craftarci il letto. Se mi ricordo come si fa. Come me lo ricordo mai? Allora, 1, 2 e 3. Poi prendiamo gli assi di quercia, se non mi ricordo male. Eh sì, mi ricordo bene. Ed ecco qui che abbiamo il nostro letto. Ora andiamo a cercarci un buon luogo dove possiamo stabilirci. Qui tutta foresta oscura. Ma quanto cavolo è grande questa foresta. Andiamo nell'acqua. Mamma mia, la fortuna mi persegue. Abbiamo anche la giungla. È un posto bellissimo, raga. Solo che non c'è la foresta. L'ho chiamata. Ecco, abbiamo tutto tutto. Abbiamo la palude, la foresta di quercia, il deserto, la savana, possiamo chiamarla così. E cos'altro ci manca? È la foresta oscura. Abbiamo tutto. Veramente sono molto molto soddisfatto di questa partenza, anche se qui abbiamo di nuovo questa cavolo di foresta oscura. Ma non addentriamoci in questa foresta qui perché è molto pericolosa.
Allora, sono molto contento di questa partenza. Ora dobbiamo trovare un luogo dove possiamo costruirci la nostra casetta. Grazie di questa carne. Grazie. Grazie. Se ho delle ossa lo addomesticavo. Questo cane è molto utile. Mamma mia, mi sta facendo proprio la scorta di carne. Grazie ancora. Abbiamo già trovato delle zucche. Anche se voi non lo sapete, penso. Comunque, le zucche sono più difficili da trovare dei diamanti. Allora, già sta arrivando la notte. Possiamo. Volevo cercare un luogo dove piazzare la mia crafting. Mettere il letto, almeno crearci una piccola base, almeno per questo inizio. Poi ci andremo a costruire una bella casetta. Ecco, qui mi sembra abbastanza buono. Ecco, piazziamo la nostra crafting e il nostro letto. Ed ecco che andiamo a dormire. Dopodiché possiamo iniziare a prenderci un po' di legna e ripuliamo un pochino la zona circostante. Vabbè, ormai questo qui lo leviamo completamente. E dopodiché andremo a costruirci un altro piccone in legno. Per recuperare la pietra per costruirci gli armamentari in pietra. E poi ci andremo a costruire anche una spada. Allora, la spada si crafta molto semplicemente così. No, questa è terra. Allora, aspettate un attimo. Allora, ecco. Con questi 8. Anzi, facciamo così. Ci andiamo a craftare una bella cassa, così possiamo posizionare tutti i nostri materiali. E poi ci andiamo a craftare il resto. Ecco, qui abbiamo la nostra cassa. Poi andiamo a craftarci altri blocchi di questi. Ho craftati tutti, così. Cioè, va, perché mi andava. Poi facciamo così ed ecco qua la nostra spada. Poi andiamo a farci il piccone. Aspettate un attimo. Ecco, questa la posiamo. Ora craftiamoci il piccone. Ah, mi sono dimenticato di aprire la mappa. Cavolo. Oh, ma solo io non ne dimentico sempre uno. Ed ecco qui il nostro piccone. Andiamo a metterci anche la mappa. Allora, qui possiamo iniziare a posizionare il carbone, i blocchi di lana e queste due zucche. Allora, andiamo ad aprirci la mappa. Va bene. E ora cerchiamo un luogo che abbia della pietra. Già trovato. Subito, subito. Abbiamo una miniera di, possiamo dire, sotto casa. E giustamente in un episodio la andremo a esplorarla. In un episodio, per meglio dire, molto molto vicino. Ora prendiamo un po' di pietra per costruire gli altri armamentari. Ecco, allora ne prendo una quindicina, così ci possiamo craftare una fornace che serve per cuocere il cibo. E poi ne prendo un altro po' per il piccone, come stavo dicendo, voi col piccone in legno e il ferro non potete recuperarlo, ci vuole assolutamente il piccone in pietra. Aspettate, mi sono un po' perso, il mio senso dell'orientamento è pari a zero. Ecco, allora,
Intanto craftiamoci la fornace. Si fa allo stesso modo della casa, solo che ci vuole i blocchi di, come si chiamano, di pietra. Andiamola a posizionare. Qui avevo intenzione di metterci un'altra cassa. Quindi mettiamola qui. Qui possiamo anche posizionare la nostra pelle. E ora andiamoci a craftare una spada in pietra. Uno. Eccola. No, questa era la pala, scusate. Ed ecco che abbiamo la nostra spada in pietra. Ora andiamo a craftarci un piccone in pietra. Ecco il nostro piccone in pietra. Ora questo piccone in ferro possiamo anche buttarlo. Però io non lo butto perché sono abbastanza tirchio. No, scherzo. No, 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 mamma mia ragazzi, stavamo rischiando di morire a prima puntata. Mamma mia. Ed ecco, andiamo a recuperare il ferro. A differenza del carbone possiamo notare che ci droppa il blocco. Noi questo blocco lo dobbiamo posizionare nella fornace in modo che lo possa cuocere. Ecco, ora vi faccio subito vedere. Prendiamo la nostra fornace, aspettate. Ecco, andiamo a prenderci il carbone che lo posizioniamo nella fornace e poi mettiamo i nostri minerali di ferro. Allora, poi andremo a cucinare anche questi, lo farò off camera per non annoiarvi. Noi possiamo dire che questo episodio può finire qui. Come primo episodio direi che è andato abbastanza bene, anche perché siamo spawnati in un buon luogo dove abbiamo tutti i bioma vicini. Siamo ad un prossimo episodio. Bella!